E per gli amici amanti della web TV, un evento a dir poco a tutto tondo e a tutto colore, in compagnia di colei che è la fondatrice, se non la conduttrice, di che cosa? Andiamocela a spiegare piano piano. Allora, di cosa si tratta esattamente? Un bellissimo sito, www.travcompany.com, che è nato 5 anni fa e in poco tempo siamo diventate 40.000 iscritti e iscritte. E per questo la Movida si inginocchia davanti a popò di, insomma, questo ormai questa piramide di iscrizioni. Allora, Trav Company giustamente racchiude che cosa? A livello nazionale, insomma, no? Diciamo tutta una categoria che comunque vada deve aver voce in capitolo. Oggi dove ci troviamo? Dove abbiamo organizzato questo evento? All'Olimpo Club di Ladispoli. E abbiamo visto, insomma, una sfilata, insomma, di abiti corti, abiti lunghi. No, ne vedremo ancora, perché adesso abbiamo fatto il primo tempo. Poi faremo il secondo tempo. Insomma, comunque, c'è stato anche, insomma, un piccolo incidente che ci ha un po' fatto da stacco per questa serata, però dopo continueremo ancora presentando ancora queste bellissime ragazze. Noi, nel mio libro che ho scritto, per me sono le femmine, non le femmine con due M, le femmine. Le nuove femmine. Allora, piano piano, Maria, andiamo anche un po' a conoscerle. Maria, io direi, perché loro sono belle, ma giustamente hanno una voce che rasenta la loro bellezza. Allora, innanzitutto parliamo della presidentessa. Certo. Il nome della presidentessa qui, della principale, come la possiamo chiamare? Nausica. Nausica, che ricorda Nausica che cosa? L'Odissea, Ulisse. Una lunga storia, questo Ulisse così perso. Beh, no, io un Ulisse l'ho trovato nella mia vita, infatti lo racconto nel mio libro, ed è l'amico, l'amore di tutti i giorni, di adesso. Quindi io felicemente il mio Ulisse l'ho trovato. E magari, ecco, lanciamo un messaggio per chi ancora ricerca il proprio Ulisse. Magari, ecco, potrete avere un sentiero luminoso nel libro di Nausica, giusto? Certo. Questo libro si chiama La vita nella vita. Cioè la mia vita di tutti i giorni, da semplice impiegato, e la sera tranquillamente Nausica, quella che poi organizza e fa sì che queste ragazze si possano presentare a tutto il pubblico che accetta questo modo di vedere la vita. Allora, di trasgredire. Aiutaci tu a conoscere queste ragazze. Allora, io direi che una per una si possono presentare da sole. Bene, sono tutte delle belle ragazze, così almeno loro stesse diranno quello che vogliono, quello che non vogliono e quello che sono realmente nella loro vita. Allora, partiamo dalla tua sinistra. Qui, insomma, ci troviamo in un ampio parterre di bionde. Insomma, passo davanti. Allora, iniziamo. Allora, il tuo nome? Dalila. Dalila. Nella vita. Nella vita. Cosa fai di bello, Dalila? Lavoro in una salumeria come cassiera. Una cassiera in salumeria? E va bene. Proseguiamo con questa rossa fuoco. Sì, Venus. No, Venus. Venus, che tutti ricordiamo. Venus ricorda sicuramente. Venus, nella vita che cosa fai? Impiegata. Bene, rimaniamo nel concreto. Passiamo, ecco, a colei che c'ha l'occhio un po' birbacciona. Nome? Christine. Io nella vita faccio la drag queen, sono Milviana, la drag orionda. Tu sai che io a Roma ci vengo molto spesso da te. Bene, allora. E quindi a me piace molto il tuo nasturzio, visto che ti vedo così bello, pippante stasera. Come mai? Vedendo queste belle femmine ti carica. Diciamo che il pelo mi si aggrinzisce. Vedo proprio che il tuo pelo si attizza proprio. Dimmi tutto, sono contento. Raccontaci un aneddoto di questa serata, insomma. Ma questa serata al momento la vedo splendida. Siccome c'è stato questo blackout, posso dirti che ci ha lasciati un po' perplessi comunque. Mi dispiace dirtelo, ma pensavo di averla più grintosa. Ma diciamo che
All'inizio è stata fantastica. All'inizio è stata fantastica. E il proseguo lo sarà di più, perché adesso ricomincerà. Beh, certo, sicuramente. Questi occhioni così. Questi occhioni, perché piacciono questi occhioni. Io piaccio. Bene, proseguiamo ancora. Qui dietro ci si nasconde il nome. Cristina. E nella vita, Cristina, che cosa fai di bello? Io sono la famosa casalinga di Voghera. La casalinga di Voghera. Esatto, quella di tutti i sondaggi, la tipica donna italiana, sono io, la casalinga di Voghera. Allora, vai, nomi ancora, continuiamo tutti i nomi. Ciao, io sono Jessica. Jessica, che fai nella vita? Io faccio anche spettacoli, drag queen, in giro per tutta l'Italia. Mi diverto. Lili, io lavoro nell'automotive e la notte mi piace imboscarmi dovunque c'è movimento, allegria. Amo la vita, amo la notte e vivo di notte. Bene, allora continuiamo ancora. Nome? Alice Best. E nella vita? La parrucchiera. Chi era? Sì. Si vede, insomma, qua abbiamo un taglio un po'... Tutto stilizzato. Stilizzato. Nome? Franca. Nella vita? Faccio la visual, faccio vetrine e allestimenti in negozi. Abbiamo dell'artistico. Esatto. Bene. Allora, nome? Claudia. E nella vita che fai, Claudia? La commessa. È la commessa. Allora, Nausica, approfittiamo. Questo marasma qua ci si confonde. Rosso di sera, Nausica, si spera. Buon tempo, si spera. E allora, Nausica, mandiamo un messaggio a tutti i fan che seguono il tuo sito, che ricordiamo Trav. www.travcompany.com. Iscrivetevi in massa, perché noi siamo stupende, siamo per voi, siamo per tutte voi, per tutti voi, le regine della notte. Bene, allora io direi che con questo, diciamo, slogan, se non motto di vita, Nausica, manda un bacio a tutti i tuoi fans. Grazie.